Amici, di nuovo on the road con un passo un libro. Oggi siamo diretti di nuovo a Sulmona per incontrare Deborah Neri con questo meraviglioso saggio sulla Beat Generation, un libro che davvero vi consiglio di leggere. Però, come sempre, adesso incontreremo l'autrice e ci faremo spiegare tutto. Seguiteci! Come nasce l'idea di scrivere un saggio su Marcuse e sulla Beat Generation e di riscoprire un percorso filosofico che, sebbene sia parte integrante della storia del pensiero contemporaneo, spesso è come se fosse lasciato nell'ombra? L'idea di scrivere questo libro nasce fondamentalmente dall'intenzione di ampliare un discorso che era iniziato nel 2008, nel momento in cui ho realizzato la mia tesi di laurea specialistica. Lessi prima On the Road, sulla strada, di Kerouac, e poi lessi L'uomo una dimensione, per un approfondimento e un interesse personale, perché Marcuse non è un autore che si studia in genere al liceo, si legge en passant. Ho voluto approfondire e ho capito che c'era un'affinità tra due percorsi intellettuali così diversi, quello della scrittura beat americana, che talvolta sembra scanzonato e disimpegnato, e quello di Marcuse, il filosofo tedesco, il filosofo che si è formato alla scuola di Heidegger, alla scuola di Husserl, che però in America ha scoperto probabilmente una parte più hot di sé. Hot nel senso in cui questo termine veniva usato nel bop, nel jazz, sentire la sofferenza degli altri, nel senso più autentico del termine compassione, sentire con gli altri. Marcuse si lasciava assorbire dalle sofferenze degli altri, tanto quanto il beat. E questa loro affinità comune, così come chiaramente l'affinità delle tematiche trattate, mi ha spinta a cercare al di là delle molte critiche mosse ad ambo gli autori, quindi sia agli intellettuali della Beat Generation che a Herbert Marcuse, critiche che erano motivate anche dal fatto che lo stesso Marcuse non aveva voluto che il suo nome fosse associato direttamente ad un gruppo piuttosto che un altro, perché fondamentalmente lui mostrava simpatia per tutti coloro che cercavano di pensare differentemente. Però al di là di queste critiche, di queste sottolineature di certa critica sull'impossibilità di coniugare il pensiero di Marcuse con quello degli intellettuali della Beat Generation, ho voluto cercare invece le analogie e mi sono poi resa conto che probabilmente le analogie sono molto più numerose delle differenze. Quali sono le caratteristiche comuni tra il pensiero di Marcuse e le idee degli intellettuali appartenenti alla Beat Generation? Conformemente a quella che è la ripartizione del mio libro, sono tre le tematiche comuni. La condivisione di un contesto storico, che è quello dell'America degli anni 50, la capacità di aver compreso il bisogno di cambiamento, un bisogno che era diffuso tra i giovani che erano nati nel secondo dopoguerra e che sentivano il peso asfissiante del conformismo che cominciava ad imperare in maniera prepotente, soprattutto negli USA. E qui questo ci porta direttamente alla seconda tematica comune, quella della rivoluzione come rinascita. Tanto che Marcuse odiava parlare di rivoluzione, lui parlava di mutamento qualitativo, il che implica un mutamento che parte dall'interno e cerca una rinascita critica, l'idea che si debba prima essere consapevoli che ci sia qualcosa contro cui indignarsi per poi indignarsi. Quindi la rivoluzione interiore precede quella esteriore, e questo è un tratto comune anche ai beat. Anche loro credevano che l'apatia politica fosse di per sé una presa di posizione politica. L'idea è che per prendere posizione nel mondo bisogna recuperare fondamentalmente la propria individualità. E questo ci porta alla terza affinità, l'arte come strumento di liberazione. In un mondo in cui tutto è reso merce e ingranaggio di una macchina che tritura tutto quello
che può emergere anche di più creativo nelle menti degli intellettuali, l'arte può essere uno strumento, l'arte stessa liberata dai vincoli ideologici di massa e di partito, uno strumento di liberazione. Questa è una posizione che accomuna tanto Marcuse, che soprattutto negli ultimi anni della sua vita ha dedicato tutta la sua produzione alla dimensione estetica. Quindi l'idea che recuperare la propria individualità anche attraverso l'espressione artistica sia una premessa e un catalizzatore per il cambiamento sociale e politico, tra virgolette, nel senso di politica che si occupa del benessere del cittadino. Questa è un'idea condivisa anche dai Beat. Per loro l'arte era un modo di esprimere una forma di vita che era in contrasto con le forme di vita richieste dal sistema. Kerouac è l'anima filosofica della rivoluzione Beat, Burroughs ne è la coscienza critica, mentre Ginsberg, che rappresenta un po' la sintesi tra essi, è la consapevolezza politica. Che cosa li differenzia secondo te e che cosa invece li accomuna? Kerouac, Ginsberg e Burroughs condividevano l'ideale comune del beat come stato d'animo, del beat come stile di vita, del beat nel senso di battuto ma non sconfitto, ma anche nel beat nel senso di ritmo, e il ritmo era il jazz, era Charlie Parker, il bop, che è stato una base ritmica per le loro composizioni scritte. Kerouac è l'anima filosofica, Kerouac è l'anima introspettiva, Kerouac credeva nel beat come politica del movimento fisico, dello spostarsi a latitudini diverse attraverso il continente americano. Il beat era ricerca del segreto, del perché, che tradotto nei termini di Marcuse potrebbe essere il senso dell'esistenza, il senso dell'essere, dare un senso alla propria vita. Burroughs invece è l'anima cinica, l'anima spietata. Burroughs è la mente, è la coscienza critica, è colui che più di ogni altro ha cercato di smascherare i meccanismi di manipolazione del pensiero messi in atto dal sistema per normalizzare. Burroughs era un denormalizzatore. Lui credeva che i persuasori occulti avessero fatto il lavaggio del cervello inevitabilmente a tutti e che per recuperare la purezza dell'espressione bisognasse tagliare le parole. E la sua idea del cut-up nasce come idea di tagliare via dalle parole la parte malata, quella malata di repressione, e di ridargli la libertà. Ginsberg è l'anima politica, del resto lo è sempre stato, nasce da un padre socialista e una madre comunista, ha respirato politica per tutta la sua vita. Lui più di tutti ha cercato di trasformare il movimento beat in un movimento, non direi politico nel senso tradizionale del termine, movimento sociale, movimento che voleva far rumore, che cercava il suo posto nel mondo, che rivendicava la propria esistenza. A detta di tutti, Beat era il più furbo, quello che più di tutti sapeva sfruttare il potenziale della pubblicità, il potenziale della promozione, e del resto è stato il promoter e l'editor di tutti i suoi amici. In che senso, secondo te, riferendoci a Marcuse e ai Beat, l'ideale artistico ed estetico può essere visto come una forma di liberazione? L'arte da sempre è stato un mezzo per l'uomo per esprimere i propri stati d'animo. Kerouac lo dice chiaramente quando parla dei graffiti, dei dipinti parietali che gli uomini utilizzavano per esorcizzare le loro paure. Marcuse ha sempre creduto che l'arte giocasse un ruolo importante, ma non solo nella vita, nell'individuo, anche per quanto riguarda il conferimento all'individuo del proprio posto all'interno del mondo. L'arte dà la possibilità di esprimere un pensiero in controtendenza rispetto a quello corrente, ma dà anche la possibilità di costruire qualcosa di nuovo, quindi non è solo critica, ma è anche affermazione. È una dialettica che Marcuse volutamente lascia aperta, perché l'arte contiene in sé entrambi i momenti, quello negativo che è quello in cui
si cerca di contestare il modo comune di fare arte, ma c'è anche il momento affermativo, quello in cui alla critica segue la costruzione di ciò che si oppone a ciò che viene criticato. Kerouac, Ginsberg e Burroughs ne erano perfettamente consapevoli. Loro facevano dell'arte un mezzo per trasformare la vita stessa in arte, la sostanza della vita quotidiana. I romanzi di Kerouac sono stralci di vita quotidiana, di viaggi e di esperienze vissute sulla strada, così come quelle di Burroughs, che spesso però sembrano dipingere più un viaggio interiore, un viaggio nella dipendenza dall'eroina, ma anche della rinascita da questa dipendenza, un viaggio nei poteri della mente, mentre per Ginsberg è un viaggio nei recessi dell'umanità, in quelli che sono i luoghi in cui vagano le anime solitarie dei poeti, dei musicisti, dei cosiddetti outsiders. Marcuse sentiva di condividere questi ideali, altrimenti non li avrebbe appoggiati, e in tutte le opere della maturità sentiva di dover condividere con loro l'idea che l'arte potesse essere uno strumento in un mondo in cui anche l'arte stessa è diventata merce. L'arte può liberarsi e rinascere. Il tuo saggio svela nella conclusione una certa critica al sogno americano e al consumismo, e soprattutto anche alla politica, che volutamente hanno messo a tacere il messaggio di Marcuse e dei Beat. Perché secondo te è importante recuperare un certo tipo di pensiero oggi? La conclusione è la parte più vera del libro, perché è quella in cui spiego perché per me è importante recuperare un certo tipo di pensiero oggi. Sì, c'è una critica al sogno americano, c'è una critica all'idea del benessere a portata di mano, c'è una critica all'idea che la ricchezza equivalga al benessere, c'è una certa disillusione, ma c'è anche una speranza, e la speranza ce la danno i grandi punti di riferimento. Probabilmente quello che manca oggi è un punto di riferimento, non che ci si senta più soddisfatti di 50 anni fa, o non che ci si senta di poter realizzare appieno le proprie potenzialità e le proprie aspirazioni, ma probabilmente prima c'era un ideale condiviso, o meglio, condivisibile. Potenzialmente tutti potevano essere d'accordo nel voler invertire una certa tendenza, nel voler dare a questo percorso un nuovo inizio. Oggi manca questo. Manca l'idea che si possa essere tutti d'accordo nel voler perseguire un obiettivo comune, così come manca l'idea che tutti siamo nella stessa situazione. Questo perché l'individualismo ha trionfato, ma non l'individualismo come lo intendevano Marcuse e Beat, inteso cioè come recupero della propria individualità. Individualismo nel senso che si è tanto presi ciascuno a coltivare il proprio orto, talmente tanto presi che non si riesce a guardare la tristezza che c'è oltre quel muro, la disperazione che c'è oltre. L'idea di recuperare il messaggio di questi grandi autori che hanno cercato di dirci in poche parole: svegliatevi, abbiate il coraggio di sapere, abbiate il coraggio di guardare le cose per quelle che sono, senza cercare alibi, senza cercare scappatoie. Oggi è condivisibile, perché oggi più che mai noi cerchiamo tanti alibi, cerchiamo tante scuse per far finta che vada tutto bene, quando niente va bene, e li usiamo per essere acquiescenti, per accettare passivamente un destino che pensiamo di non poter cambiare. Io invece credo che avere un ideale e condividerlo e lottare per realizzarlo possa essere un buon collante anche oggi, e
chiudo con una frase di Marcuse che mi sembra appropriata. Le fratture e gli interstizi all'interno della società esistono ancora ed esistono sempre, ma dobbiamo allargarle queste fratture, dobbiamo allargare queste crepe, sta solo a noi decidere. Ringraziamo Deborah Neri che oggi è stata con noi e per un passo un libro, col suo bellissimo libro che vi consiglio di trovare, lo trovate in libreria oppure potete consultare il sito o la pagina Facebook. Deborah Neri, basta semplicemente scrivere Deborah Neri e mi trovate, c'è il mio libro in copertina. Esatto, ricordaci il titolo del libro perché... Torno così ai Beatniks, immaginazione critica e rivolta nell'estetica dell'esistenza da Marcuse alla Beat Generation. Il titolo è lungo, ma il libro è bellissimo, ve lo consiglio vivamente. Deborah, facci un saluto per chi ci sta guardando. Mi auguro che questa intervista vi invogli ad approfondire queste tematiche, anche a leggere il mio libro, ma è una cosa secondaria, secondo me, rispetto all'idea di scoprire grandi classici e un pensiero critico. E vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie a tutti e al prossimo autore.